Orienta il tuo futuro è il progetto promosso dalla Regione Toscana attraverso l'azienda regionale per il diritto allo studio e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per offrire uno strumento in più agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori toscane per una scelta consapevole del proprio cammino di studi dopo il diploma. Il progetto è realizzato dai 4 Atenei Toscani: l'Università degli Studi di Firenze, l'Università di Pisa, l'Università di Siena, l'Università per Stranieri di Siena e da Forium, organismo formativo accreditato. Con Orienta il tuo futuro abbiamo voluto mettere in campo un progetto per accompagnare le ragazze e ragazzi verso una scelta consapevole post diploma. Nonostante il periodo della pandemia siamo riusciti a coinvolgere oltre 25.000 ragazze e ragazzi. Questo è un risultato importante perché questo progetto si pone due obiettivi. Prima di tutto innalzare, far crescere il numero di ragazze e ragazze laureate nel nostro paese e nel nostro territorio. L'altro è quello di mettere in sinergia mondo della scuola, mondo dell'università e il tessuto economico produttivo della nostra regione, facendo conoscere anche realtà e imprese innovative. Vogliamo accompagnare le ragazze e ragazzi verso una scelta consapevole, informata e soprattutto vogliamo fargli sapere quali sono i benefici del diritto allo studio universitario messi in campo grazie a Regione Toscana e grazie all'azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Infatti, se una ragazza o un ragazzo proviene da una famiglia con un reddito più basso deve sapere che non pagherà le tasse universitarie ma avrà diritto, potrà usufruire di servizi come la borsa studio, il posto alloggio e la mensa gratuiti. Il tema del diritto allo studio è stato al centro di Orienta il tuo futuro. Questo è uno degli eventi, diciamo, di plenaria con i ragazzi. Ci riteniamo molto soddisfatti dell'affluenza, quindi speriamo che questo lavoro di indirizzare i giovani verso un percorso universitario prevalentemente possa permettere loro di crescere, di conoscere quali sono le loro migliori attitudini per permettergli di costruirsi un futuro in questa regione. I percorsi di orientamento nelle scuole sono stati tenuti da orientatori e orientatrici professionisti, gli orientatori senior e dai giovani laureati, gli orientatori junior, che li hanno affiancati. Queste due figure hanno seguito le classi in tutte le fasi del progetto. Gli orientatori senior sono persone che già operano nel settore delle risorse umane, dell'orientamento, nel mio caso anche della selezione del personale, quindi hanno una conoscenza diversa di quello che è il mercato, diciamo, delle risorse umane post periodo di studi. E gli orientatori junior invece sono persone neolaureate in genere, quindi che fresche dal percorso universitario e quindi che hanno anche una memoria storica diversa di quelle che sono le esperienze dello studente. Questa alchimia è nata grazie al fatto che comunque siamo appunto molto simili e nella ricerca, diciamo, che i selezionatori di Forium hanno fatto per questo progetto, questo è venuto fuori dal primo momento in cui con questi ragazzi ci siamo incontrati, perché comunque si è creato subito un gruppo che ha anche una sua forza anche motivazionale per noi che andiamo poi nelle scuole superiori. È molto importante aiutare nella scelta i ragazzi quando finiscono il percorso delle superiori, proprio per provare a far vedere loro tutte le scelte che possono fare, tutte le opzioni che possono trovare nelle offerte formative dell'università. Gli stessi orientatori sono stati formati. Il primo momento formativo si è tenuto a Scarperia nel luglio 2018. In estate abbiamo fatto 1 o 2 giorni per allenare sia gli orientatori senior, diciamo, e quindi coordinarsi, fare un po' di spirito di gruppo, avere lo stesso linguaggio, sia soprattutto compattare i ragazzi giovani che hanno da un lato un entusiasmo, una passione molto grande, dall'altra la capacità di parlare un linguaggio molto più simile a quello dei ragazzi delle superiori. Però c'era necessità, insomma, di trovare un linguaggio comune, metodi comuni e strumenti per facilitare, perché poi fondamentalmente il doppio compito è orientare i ragazzi e facilitare questi processi. Il secondo momento di formazione per gli orientatori ha avuto luogo al lago di Massaciuccoli nel settembre 2019.
Oltre ai percorsi di orientamento, sono stati organizzati webinar nel periodo della pandemia Covid-19 in diretta streaming con le testimonianze di alcune aziende toscane di eccellenza nei settori strategici della regione, incontri di approfondimento nelle scuole con ricercatori e ricercatrici, percorsi formativi per i docenti, eventi di orientamento che hanno visto la partecipazione di centinaia di studenti e studentesse provenienti da tutta la Toscana. A Campi Bisenzio nel 2018, ad Arezzo nel 2019 e infine a Livorno nel 2022. Durante questi eventi le studentesse e gli studenti hanno potuto cimentarsi in laboratori con rappresentanti di aziende toscane innovative, progettando ad esempio nuovi servizi e sperimentando situazioni lavorative reali, ricevendo suggestioni sulle possibilità del futuro professionale. E sono stati anche occasione di confronto diretto con le università, colloquiando con i rettori e i loro delegati. L'università non ti insegna a guardare lo specifico argomento, lo specifico problema, ma a guardare anche tutto intorno a questo problema. Questo modo di fare strategia oggi premia tantissimo, perché sicuramente si parte sempre da un'intuizione, da un'idea, ma questa è accompagnata da una strategia e successivamente da una realizzazione. Questo credo più o meno un po' in tutti i settori, non solo nella moda. Nel vostro percorso, per quanto vi sarà possibile, cercate di incidere anche nella realtà lavorativa all'interno della quale vi troverete. Se nessuno ha la capacità, la competenza, l'inventiva di rompere gli schemi senza rompere il giocattolo, non andremo mai ad innovare, non avremo più una strada di progresso. Il significato delle scelte.